corridoio ecologico è un'area che viene utilizzata in questo caso dallo Stambecco per spostarsi, per esempio, tra areali invernali e areali estivi. Abbiamo degli animali che possono spostarsi anche di chilometri tra quelle che sono le aree estive e le aree invece di svernamento. Colonisation du bouquetin en Vanoise, elle s'est faite par tous ces corridors un petit peu écologiques, mais surtout du fait que le Grand Paradis est accolé au parc de la Vanoise et les bouquetins ont commencé à traverser. Donc ils venaient ici au printemps, l'été, et ils repartaient l'hiver. Et la colonisation donc du bouquetin en Vanoise s'est effectuée de cette façon. Dans le Mercantour, nous avons équipé 20 bouquetins de colliers GPS pendant le projet et on a vu différentes stratégies, des animaux qui étaient très sédentaires et d'autres qui étaient de grands voyageurs. Donc je vais vous donner un exemple particulier, qui c'est un bouquetin qu'on a appelé Sergio et qui a une zone d'hivernage et une zone d'estive vraiment très différente. Il fait 25 km à peu près entre les deux zones. Et ce qu'on a vraiment vu, c'est que sa façon de se déplacer, il utilise des corridors, donc les crêtes. Quand c'est le moment de partir pour l'été, il file. Et la même chose à l'automne, à la fin de l'automne, il retourne sur sa zone d'hivernage de manière très droite, sans forcément zigzaguer et visiter trop son territoire. Et on a pu vraiment voir ça chez d'autres animaux, leur connaissance parfaite du territoire et le fait qu'ils étaient réglés comme des coucous suisses. Grande obiettivo del progetto è andare a verificare all'interno di questo territorio italo-francese che si estende dall'Alta Savoia fino alle Alpi Marittime quali sono i territori selezionati. L'area delle Alpi Marittime si trova a confine tra Parco delle Alpi Marittime e Parco Nazionale Francese del Mercantour. Gli spostamenti degli stambecchi avvengono attraverso questa progressione nel versante. Nel periodo estivo scavallano la frontiera e quindi si trasferiscono nel Parco del Mercantour. Pour mieux identifier ces corridors, ces grands axes de déplacement, on a posé des colliers GPS dans le cadre du projet Le Madibex. Donc on en a posé 90 entre tous les partenaires du projet, 20 dans le Mercantour. Et ces données nous ont vraiment permis de voir par où les bouquetins passaient, quels axes préférentiels ils utilisaient, les liens qu'il peut y avoir entre les différentes populations. Et toutes ces données sont ensuite analysées par des laboratoires de recherche qui nous donneront des informations vraiment très très précises sur l'utilisation du territoire des bouquetins entre la France et l'Italie et les principaux corridors utilisés. I risultati che abbiamo ottenuto nell'ambito del progetto Alcotra ci hanno consentito di identificare i corridoi ecologici potenziali della specie che mettessero in collegamento le varie popolazioni. I risultati sono positivi perché mostrano come il settore nord-occidentale delle Alpi sia potenzialmente ben connesso, in modo da consentire con uno stambecco di spostarsi dal settore più meridionale dell'area di studio fino alle zone più settentrionali. Questo non avviene o avviene con estrema lentezza, molto probabilmente a causa della limitata capacità di dispersione dello stambecco. Abbiamo verificato ormai da moltissimi anni che non vi sono enormi spostamenti. Gli interventi fatti dal parco di spostamento di nuovi nuclei ha permesso veramente di poter colonizzare nuove aree. Il modello di vocazionalità ci consente di dire quali sono i fattori che determinano la presenza della specie in un territorio. Abbiamo utilizzato variabili di tipo topografico, l'altezza, la pendenza, l'esposizione e variabili dell'uso del suolo e climatiche, utili in quanto ci possono aiutare a identificare delle zone dove effettuare delle nuove riproduzioni, quindi
zone che sono particolarmente vocate e non ancora occupate dalla specie, oppure in alcuni casi identificare delle zone cruciali che devono essere tutelate che non lo sono ancora, quindi lo scopo può essere anche di tipo conservazionistico. Thank you.